La riflessione di questo mese di dicembre 2020 fa riferimento al solstizio d'inverno e al significato simbolico del Natale. Il solstizio d'inverno è un evento prima di tutto astronomico, ma è carico di una simbologia che si perde nella notte dei tempi, da quando l'essere umano ha cominciato a capire e a comprendere quale fosse il movimento degli astri e delle stelle, il ciclo del giorno, della notte e così via, ha caricato l'essere umano di grande significato questo momento. È certamente il momento del trionfo della luce. La simbologia, anche in epoca classica, è quella del Sol Invictus. Quindi c'è un'affermazione sostanzialmente della luce che dopo un ciclo in cui le tenebre, la notte, ha pervaso la manifestazione e per un tempo superiore a quello della luce stessa, ecco che essa, la luce, riafferma il suo potere e riprende ad inondare, diciamo, l'essere umano della sua pregnanza e del suo significato. Non ci sfugge un aspetto che è proprio legato al collegamento che l'essere umano non può non avere con i cicli cosmici. L'essere umano è parte di questo movimento, l'essere umano vive su questo pianeta che si muove all'interno di un sistema solare che a sua volta si muove a grande velocità in forma spiraliforme nel cosmo. E tutto questo non può che portarci all'importanza di quello che possiamo definire il patto con la natura e il patto con la terra. Patto nel significato di armonia, patto nel significato di riconoscimento dei cicli naturali, di riconoscimento dei movimenti della natura e di, naturalmente, riconoscimento anche del movimento della natura, del sistema solare all'interno dell'universo. È l'espressione di un respiro, così come il solstizio è un momento di passaggio, e sappiamo bene che oltre al solstizio d'inverno abbiamo anche il solstizio d'estate, quindi dobbiamo cogliere questo significato, questo passaggio fra il giorno e la notte, fra il momento dell'introspezione e il momento dell'estroversione, tra quello della forza centrifuga e quello della forza centripeta. Sono entrambi necessari, sono entrambi elementi di un profondo equilibrio e naturalmente l'essere umano attraverso questo comprende un ciclo più ampio, che è quello del passaggio a livello cosmico fra i periodi, il ciclo del Manvantara e il ciclo del Pralaya. Infiniti universi si muovono, infiniti universi si esprimono, infiniti universi si creano e si dissolvono. Tutto questo porta a considerare prezioso il momento presente che noi viviamo, un momento unico ed irripetibile. Non dobbiamo mai perdere di vista la considerazione che ciò che è percepito dai sensi è altamente parziale rispetto alla realtà dell'universo. E quindi è l'identificazione attraverso la percezione dei sensi ed è l'identificazione dell'essere umano con il suo piccolo io, con il piccolo io della personalità concreta, che è la fonte dell'illusione, che è la fonte del dolore. Abbiamo una piccola considerazione da fare sul ciclo del nostro respiro, che rappresenta in realtà, proprio nel qui ed ora, la nostra possibilità di comprendere qual è il respiro dell'universo. E quindi proprio attraverso la meditazione sul nostro respiro abbiamo la possibilità di metterci in sintonia con l'universo intero. Ecco allora che osservare il ciclo cosmico, ecco allora comprendere e
caricare di significato la simbologia che questi momenti hanno, ci apre ad una superiore comprensione, che è quella che ci porta a vedere ad ogni livello della manifestazione l'attivazione del principio universale della forza e dell'amore. E questo non vale soltanto, diciamo, nelle relazioni tra gli esseri umani o nelle considerazioni tra gli esseri umani, ma vale per tutta la manifestazione. E quindi questo sentimento, questo riconoscimento della forza dell'amore si espande a tutti i regni, al regno animale, al regno vegetale, al regno minerale e naturalmente anche ai regni ultrasensibili. L'amore è pervasivo non solo di ciò che vedono i nostri sensi, ma è pervasivo dell'intero universo. Non casualmente il Natale è collocato nel momento solstiziale, del solstizio d'inverno. È vero che all'interno delle diverse tradizioni cristiane, penso a quella, per esempio, a quella cattolica e a quella ortodossa, il Natale è collocato in due momenti diversi. Ma quello che dobbiamo veramente cogliere è la simbologia. Anche questa è un'affermazione della luce. Nella nascita di Gesù c'è sostanzialmente l'incarnazione di tutte le potenzialità umane dal punto di vista della simbologia, e quindi quello che più interessa è proprio la formazione di questo principio luminoso, di questo principio cristico, che trova nella notte di Betlemme un carico simbolico di grandissima importanza. Non casualmente proprio questo evento, che è un evento di gioia, che è un evento di rinnovamento, è dal punto di vista soprattutto, diciamo, anche della nostra cultura occidentale, eccetera, va a coniugarsi con quelli che erano i significati anche precedenti che venivano attribuiti, diciamo, al periodo solstiziale, e in questa fusione osserviamo con molta attenzione che la simbologia ci dice molte cose. C'è una simbologia più arcaica, più arcana, e c'è una simbologia che poi trova espressioni molto belle, molto care anche alla nostra memoria, come quella del presepe e successivamente poi naturalmente quella dell'albero di Natale, che magari ha origini in ambito non cristiano, ma che comunque è stato poi adottato, inglobato nella nostra cultura, anche occidentale. Ecco che tutto questo ci riporta al calore umano, ci riporta all'importanza della relazione, ci riporta al significato dello stare insieme. È evidente che questa simbologia, pensiamo a quella dell'Epifania, pensiamo ai Re Magi che, guidati da una stella da Oriente verso Occidente, riconoscono nel bambino, come dire, che nasce in una condizione precaria, e quindi questo ci induce a ritenere e a considerare che il Natale è un elemento rinnovato, cioè in ogni bambino che nasce c'è un Natale che viene, in ogni bambino, soprattutto nei bambini che nascono, diciamo, in condizioni negative, disagiate e così via, c'è una riaffermazione di questo potenziale, di questo principio. Tocca a noi poi farci carico come esseri umani dell'insieme di tutta l'umanità. E questa frattura, questo non farlo, crea naturalmente desolazione, crea lutto e genera un karma che sicuramente non è positivo. Quindi il Natale, con la sua simbologia, è anche una possibilità di cogliere il dovere della dimensione del servizio, di quel servizio che fa sì che la nostra azione non sia identificata con noi stessi e col nostro curriculum, ma diventi invece un'azione a beneficio di tutti gli esseri. Vorrei concludere questa breve riflessione con un collegamento a quell'attività che ha caratterizzato la Società Teosofica Italiana in questo mese di dicembre, e soprattutto al momento del nostro convegno su teosofia ed educazione,
da Maria Montessori ai nostri giorni. Abbiamo voluto onorare la memoria di questa grande teosofa e socia della Società Teosofica, che è stata Maria Montessori, e abbiamo voluto portare al centro della nostra attenzione di riflessione proprio l'elemento dell'educazione, l'importanza dell'educazione. L'importanza dell'educazione che ci porta proprio alla costruzione, come dire, di una consapevolezza di un mondo nuovo. Abbiamo non solo bisogno di conoscenza, ma abbiamo bisogno di intuizioni. Non abbiamo solo bisogno della dimensione dell'avere, ma dobbiamo soprattutto accendere la nostra attenzione alla dimensione dell'essere. Quando veniamo al mondo e quando andiamo via da questo mondo, la dimensione dell'avere è veramente marginale e interessa più agli altri, diciamo, che a noi stessi. Quindi il significato solstiziale e anche il significato, diciamo, del Natale e della riaffermazione del principio cristico ci porta proprio a questa dimensione interiore, da cui non è scevra nemmeno la dimensione del calore umano, attraverso il quale noi abbiamo la possibilità di esprimere il nostro conforto, il nostro sostegno, ma naturalmente anche la considerazione del superamento di quella frattura tra noi e gli altri, tra l'osservatore e l'osservato. Sappiamo che solo attraverso la composizione di questa frattura, il superamento di questa frattura, noi abbiamo la possibilità di aprirci ad una superiore condizione di comprensione della vita. Credo che sotto l'albero di Natale possiamo trovare almeno due doni preziosi. E di questi due doni preziosi, di uno abbiamo già parlato, che è quello dell'amore. E ce n'è anche un altro, che è la possibilità di comprendere proprio attraverso il ciclo e la continuità del ciclo cosmico il concetto di eterna bontà di tutte le cose. Solo attraverso una primitiva accettazione di noi stessi, degli altri e dell'intera cosa che noi viviamo, che noi percepiamo, solo attraverso questa comprensione, solo attraverso questa osservazione, solo attraverso questa accettazione abbiamo la possibilità di andare oltre, di comprendere, di intuire, di essere uomini in cammino e di naturalmente cercare di ampliare la sfera della nostra consapevolezza. Madame Blavatsky, che della Società Teosofica è stata la prima pioniera, scrisse nel suo celebre La voce del silenzio, fra i tanti frammenti, anche questa perla: non desiderare nulla, scrive Blavatsky, non opporti al karma, non opporti alle immutabili leggi della natura, ma lotta soltanto contro il personale, il transitorio, l'evanescente, il perituro. Aiuta la natura, aiuta la vita, lavora con lei e sii uno con lei. La conclusione la lascio a questo breve frammento che vi leggo. Il solstizio d'inverno ci apre le porte alla possibilità della consapevolezza, e nella simbologia cristiana del Natale ritroviamo d'incanto sia il filo del ricordo, sia la fragranza delle possibilità della vita. Infinito nel finito, luce nella notte, eterno nel presente, cuore nella mente. Camminavano uniti i pastori, attratti dalla luce sopra la capanna, per una epifania dell'anima oltre
le leggende.